L'ultimo re di Attilio Sabato, giornalista e direttore responsabile di Teleeuropa Network, è stato presentato a Castrovillari all'interno del Festival I Lettori, progetto artistico letterario dell'Accademia Pollineana. L'ultimo re possiamo dire che crea quel filo conduttore con le vicende di Don Pepè, sindaco e signorotto che abbiamo letto nel tuo precedente romanzo Iubris. Lui è un po' particolare perché crede di essere una sorta di Dio in terra. E nell'ultimo re lui sperimenta quelle che sono gli effetti collaterali del potere. Capisce esattamente che forse tutto quello che ha fatto, riversando tutta la sua rabbia, la sua sete di potere sulla comunità, gli si ritorce contro. E quindi rimane da solo. Don Pepè quindi non riesce a creare il rapporto che invece deve esserci con i propri cittadini. In realtà non gliene frega niente della gente, lui mira solo a scalare posizioni, ad essere osannato, ad essere idolatrato, ad essere in qualche modo il punto di riferimento di tutto e di tutti. Nulla si muove se lui non lo voglia, insomma. Ma i sindaci attuali sono così? No, questo è riferimento a un paese di qualche anno fa, insomma, i primi anni 70, quando i sindaci rimanevano alla guida di un'amministrazione per 40 anni, 50 anni, e quindi erano rapporti fortemente consolidati, l'egemonia era così forte, le incrostazioni del potere erano evidenti. Tutt'altra storia, oggi è completamente diverso. Oggi è difficile che incrociamo nelle nostre amministrazioni un soggetto alla Don Pepè. A portare i saluti nella sala consiliare l'assessore Pasquale Pace, gli interventi moderati da Pasquale Pandolfi, vicepresidente dell'Accademia Pollineana, sono stati affidati ad Angela Lopasso e a Giovanni Bisignani, direttore dell'unità di cardiologia dell'ospedale di Castrovillari. Continuerà questa tua storia? Sì, c'è il terzo volume che dovrebbe uscire tra marzo e aprile, dove c'è tutta l'evoluzione e poi si conclude questa vicenda in malo modo.